La confessione non deve essere una tortura, un pesante interrogatorio, ma un incontro ricco di umanità in cui ciascuno può rimirare il volto misericordioso di Dio. Così Papa Francesco, incontrando in Vaticano i partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Penitenzieria Apostolica. Nel corso dell'udienza il Pontefice ha voluto approfondire tre esigenze: vivere il sacramento come mezzo per educare alla misericordia, lasciarsi educare da quanto celebriamo e custodire lo sguardo soprannaturale. Siate capaci, aggiunto, di coltivare l'arte dell'accompagnamento, perché ogni fedele penitente è terra sacra da coltivare con dedizione, cura e attenzione pastorale. Tra i sacramenti, certamente quello della riconciliazione rende presente con speciale efficacia il volto misericordioso di Dio. Lo concretizza e lo manifesta continuamente senza sosta. Non dimentichiamo mai, sia come penitenti che come confessori, non esiste alcun peccato che Dio non possa perdonare. Nessuno. Solo ciò che è sottratto alla Divina Misericordia non può essere perdonato, come chi si sottrae al sole non può essere illuminato né riscaldato.